Siamo d'accordo che ci vogliono 10 secondi perché un treno oltrepassi un certo punto. Siccome la donna vide il delitto attraverso le due ultime vetture, possiamo presumere che il corpo cadde in terra proprio mentre il treno passava. Il treno era passato fragorosamente davanti alla finestra del vecchio per 10 secondi prima che il corpo cadesse in terra. Il vecchio, secondo la sua testimonianza, avrebbe dovuto sentire la voce del ragazzo sopra il fragore del treno che passava, e non è possibile che l'abbia udita. Che idiozia, certo che l'ha udita. Ma come ha fatto a sentirla? Dice che gridava con tutto il fiato, certo che l'ha sentita. Anche se ha sentito qualcosa, non poteva riconoscere la voce in quel fragore. Di nessuno può essere così preciso. Le testimonianze che possono mandare un ragazzo alla sedia elettrica dovrebbero essere precise. Io mi allenavo con un certo Dixie Wells, un mio caro amico, molto in gamba. Insomma, un giorno eravamo lì che ci stavamo allenando così, molto amichevolmente, e forse era in una posizione falsa, non so, perché l'ho colpito con un cross molto normale e lui è rimasto lì, senza muoversi. È stato in coma per una settimana, poi ha ripreso conoscenza, ma da quel giorno non ci vede. Io andai a trovarlo un paio di volte all'ospedale, poi non me la sono più sentita. Fermi con le mani. Che buon odore. Peccato che Claxton e Cobb non possano approfittarne. Li ho incontrati vicino alle grandi rocce. Senti, ragazzo, ti siamo amici, capirai. Certo, noi... Eddie, certo. Ecco perché sono venuto. C'è tanta roba da mangiare qui e siete solamente in due. A proposito, sono rimasti senza sceriffo in paese. Forse la notizia non vi è ancora giunta. Ma non mi sorprenderei se Ward la riportasse domattina in prima pagina. Il vecchio sceriffo però non potrà mai leggerla. È stato colpito da un attacco di piombo. E neanche Claxton e Cobb potranno leggerla. Per la stessa ragione. Ho scritto un articolo su di lei per il mio giornaletto. Anche lei? Sì, però non mi sognerei di pubblicarlo senza farglielo leggere. Come sistema, è originale. Per questo ci tenevo a passare un'ora solo con lei. Ecco, se non le dispiace... Lei non avrà intenzione di pubblicarlo sul serio? Ma io credo che sia ora che qualcuno pubblichi la verità per confutare le calunnie di quel Tyler. Oh, non ci pensiamo. Senta, dica lei come stanno le cose. Mi racconti tutta la storia, come un'intervista. Sarà più autentico. Se riferisco le sue parole, quella robaccia di Tyler non troverà più credito. Ma se vuole. Voi vorreste che io attraversassi la linea degli Apache ora che ci sono le fumate di guerra. Mi dispiace, capitano, ma non crediate che io sia più di voi allenato allo scotennamento. Cosa volete insinuare? No, io non voglio insinuare niente, ma come pacifico cittadino non trovo di mia competenza le rivolte indiane. Il grado e questa fotografia è tutto ciò che di buono ho ricavato dalla guerra. Ho perduto la casa, la famiglia, 2 anni di vita girovaga. No, non ho nessun requisito per fumare il calumet della pace con gli indiani. C'è qualcuno qui che ha idea come si maneggi una pistola? Guarda come porti quella fondina, Harvey, arrampicata quassù. Non è così che si mette. Deve essere qui giù, legata alla gamba. La mano deve cadere sull'impugnatura della pistola, naturalmente. Basta piegare leggermente il braccio e la pistola è già fuori. Così come la porti tu, saresti morto prima di essere riuscito a impugnarla. E tu, Charlie, che con la pistola sai fare tutte quelle belle giravolte? Ma ciò non significa che sai sparare. Sai quante ore al giorno bisogna sparare per essere un buon tiratore? 6 ore al giorno. Ogni giorno, per anni. Signor Presidente, vorrei interrogare l'imputato, se posso. Proceda, colonnello. Grazie. Soldato Ferol, quando avete raggiunto la metà della terra di nessuno, eravate solo con Meyer? Sì, signore. Che ne era del resto della compagnia? Non lo so, signore. Credo che il resto fosse rimasto ucciso o ferito. E vi siete trovato in mezzo alla terra di nessuno, solo col soldato Meyer? Sì, signore. Perché non avete attaccato lo stesso il formicaio? Perché non lo avete assalito da soli? Solo io e Meyer, lei scherza, signore. Sì, scherzo, soldato Ferrol. Grazie. È tutto. Bene, sto tentando di far rilevare l'estrema assurdità del genere di domande del pubblico ministero. Vuoi che ti racconti la storia della mano destra e della sinistra? La storia del bene e del male? Hate, odio. Fu con questa mano che il malvagio Caino vibrò il colpo che uccise Abele. Love, amore. Vedete questa mano, miei cari? Questa mano rappresenta la parte buona dell'uomo. La mano destra, la mano dell'amore. E ecco ora la storia della vita. Queste due mani non fanno che lottare e combattere l'una contro l'altra. Guardate, mano sinistra. Mano sinistra è un lottatore e sembra che l'amore soccomba. Ma un momento, ecco, l'amore si rialza. Sì, signori, è l'amore che vince.
E mano sinistra l'odio è ormai al tappeto.